eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. €280 al mese credo che siano veri. Se io fossi Renzi mi vergognerei. Non usa parole leggere il presidente dell'ANMIC di Parma, Alberto Mutti, ma la scelta degli aggettivi nasce da lontano. Il tema delle pensioni per gli invalidi è un nervo scoperto, è ancora un terreno di lotta da parte dell'associazione. €280 al mese è la soglia di una pensione di invalidità, una cifra ritenuta non dignitosa, ma anche stimolo per continuare quelle battaglie che l'ANMIC porta avanti da ormai 60 anni. Le pensioni di invalidità non vengono ritoccate ormai da anni, sono ferme al palo, raramente i governi ci puntano i riflettori anche in funzione di propaganda. Nel 2008 abbiamo raccolto oltre 350.000 firme, sono lì, non è che abbiamo fatto tanti passi, sono lì ferme alla 12ª commissione, nel primo punto, ma credo che non l'abbiano ancora discusso, non hanno voglia di discuterlo. Perché quando si parla dei disabili per noi c'è sempre la crisi, è una crisi continua, una crisi perenne. Un tasto dolente non da poco, basti pensare che in Italia all'inizio del 2016 le pensioni agli invalidi civili erano circa 2.280.000, dati forniti dall'INPS. Certo, esiste latente la piaga dei falsi invalidi, ma non va sovrastimata e le associazioni di categoria sono da tempo al lavoro per cancellare questo problema. Anche perché basta andare alla sede ANMIC di Via Stirone per rendersi conto delle domande poste quotidianamente dagli utenti con disabilità. Quando uno versa in determinate condizioni, quello che interessa è l'importo delle pensioni e la prestazione economica di per sé, perché può venire incontro in momenti in cui la persona versa in situazioni disagiate, insomma. L'ANMIC non è mai stata con le mani in mano sul tema. L'ultima iniziativa è il bonus di 20, 30, 40 euro chiesto al Premier Renzi per le pensioni di invalidità in modo da innalzarle almeno a 300 euro. Pensavamo che 30, 40 euro al mese su una pensione di 280 potesse starci bene. Si dice che si vuole combattere la povertà, ma più combattere la povertà che dare 40 euro a chi ne prende 280 di pensione. In attesa ancora della risposta, sembra che nei prossimi tempi qualcosa si possa muovere. Il tema delle pensioni è molto sentito, in generale non a caso al vaglio della finanziaria ci sono l'APE, il famoso anticipo pensionistico, e l'aumento dei minimi in particolare attraverso la 14ª. Con APE sociale sarà lo Stato a farsi carico della spesa di uscita anticipata per tutti coloro che hanno un assegno sotto i 1.500 euro lordi mensili, 1.200 euro netti, tutti coloro che appartengono a categorie svantaggiate, tra queste i disoccupati, tra queste coloro che fanno lavori pesanti o rischiosi, quelli che hanno patologie che portano invalidità e coloro che hanno carichi di lavoro di cura legata alla presenza di parenti di primo grado con disabilità grave. Governi e sindacati discutono con diversi obiettivi. Portare il tetto di applicazione di questa esenzione da parte dello Stato per l'APE sociale a 1.650 euro lordi. E per i disabili in tutto questo cosa aspetta anche a loro? Sull'APE sociale l'uscita anticipata il senatore Pagliari spiega. Il fatto che lo Stato copra la spesa di uscita anticipata è chiaro che porta a una esenzione per i disabili dagli oneri legati all'anticipazione della pensione, quindi in particolare penso alla esenzione dagli interessi. Onerosa o gratuita anche per chi ha un disabile a carico oppure no, l'APE è ancora in fase di concertazione. Per la 14ª che alzerebbe i minimi invece si sta lavorando. Gli invalidi civili sono esclusi, però l'accordo sindacato-governo che è stato sottoscritto in questi giorni prevede
che si recuperi una somma aggiuntiva in modo tale da estendere la platea degli aventi diritto alla 14ª mensilità di oltre 1.200.000 pensionati. Le modalità per inserire i disabili sono state individuate ma non ancora definite. Attraverso un aumento dell'importo per gli attuali beneficiari con redditi fino a 1,5 volte il trattamento minimo e d'altra parte attraverso l'erogazione della 14ª mensilità anche ai pensionati con redditi fino a 2 volte il trattamento annuo minimo INPS, circa 1.000 euro mensili nel 2016. Innalzamento dei minimi, uscita pensionistica anticipata, ma non solo. Stiamo cercando di vedere, di rinnovare le tabelle che sono giacenti dal 1992. Nel frattempo sono venute avanti tante malattie rare che neppure le commissioni non sanno più dove andarle a pescare. È il cosiddetto tabellario, quei criteri che permettono di stabilire limiti, benefici e quant'altro per ogni tipo di malattia. Sono ormai decine e decine queste malattie rare. Non si sa come darle e come metterle in lista. Pensioni e lavoro sono solo due dei grandi temi di cui si occupa l'ANMIC di Parma, attiva a 360 gradi in materia di disabilità con oltre 4.000 iscritti e 100 volontari e servizi che vanno dall'assistenza fiscale e sanitaria alla casa, dalla scuola alla mobilità, dalle barriere architettoniche fino ai diritti culturali. Noi seguiamo l'iter delle pratiche, ci sono vari motivi per cui le persone possono fare queste richieste. Dalla domanda per ottenere le protesi, gli ausili, per arrivare fino all'indennità di accompagnamento, quindi vari motivi, esenzioni ticket, pensioni, indennità, legge 104, questi sono i motivi principali per cui noi operiamo, nonché anche le invalidità per quanto riguarda l'INPS, le invalidità contributive per coloro che hanno versato i contributi e purtroppo si ammalano durante il rapporto di lavoro. Ogni cittadino viene seguito in tutta la pratica successiva alla visita medica. Spieghiamo quali possono essere i diritti, cosa posso ottenere. Nel caso di risposta favorevole, quindi con prestazioni economiche, completiamo l'iter della pratica per il pagamento delle prestazioni, perché l'INPS comunque fa l'accertamento socio-economico, quindi trasmettiamo i documenti all'INPS utili per il pagamento delle prestazioni economiche. Se non siamo soddisfatti dell'esito, abbiamo comunque dei professionisti che ci aiutano per gli eventuali ricorsi, quindi ci avvaliamo del medico legale, del legale, in modo tale da poter far ottenere il diritto, se è stato negato, all'invalido, al cittadino. La sede principale di ANMIC è quella di Parma. Siamo aperti tutte le mattine, compreso il sabato 8:30-12, di pomeriggio 15:18, eccetto due pomeriggi che sono il mercoledì e il sabato. Poi ci sono tre sedi distaccate, Langhirano, Fidenza e Borgotaro, una scelta precisa che riflette i distretti territoriali dell'ASL. Per evitare a queste persone di doversi spostare e raggiungere Parma, perché insomma c'è una certa distanza. Dignità e diritti, questo chiedono le persone con disabilità su lavoro e pensioni nella speranza di un ascolto. Certo, ci troviamo su questo tema come su altri temi con i soliti problemi di finanza pubblica, ma credo che siano chiari anche i segnali da parte del governo della volontà di individuare priorità in questi ambiti e credo che la prossima legge di bilancio darà dei segni concreti ulteriori sotto questo profilo. In questo senso l'attività di associazioni come l'ANMIC è fondamentale. Bisogna parlare con chi è sul campo, con chi conosce le realtà concrete, con chi può dare utili consigli, quanto queste misure hanno bisogno di essere ben calibrate, non solo per essere nei limiti del possibile davvero efficaci, ma anche per evitare che siano misure di cui vanno a beneficiare coloro per i quali diventa un surplus e non la copertura di una esigenza diversamente non coperta. Siamo per il colloquio continuo, non amiamo fare cose eclatanti. Noi
andiamo, discutiamo e se riusciamo facciamo fare anche alla nostra associazione i piccoli passi. Noi siamo per piccoli passi, ma che siano continui. Eppure il vento soffia ancora.